se ne frega, purtroppo Shake, le voglio. Arriva al cinema una nuova commedia, non la solita. Non c'è due senza te racconta la storia di Moreno e Alfonso, una coppia omosessuale che convive felicemente da anni. La loro routine quotidiana, fra lavoro, feste e discussioni sui temi matrimoni e figli, viene sconvolta dall'arrivo in casa di un bambino, il nipote di Alfonso, davanti al quale i due si fingono etero. In più Moreno si invaghisce di una donna bellissima, mettendole in crisi sulla certezza della sua omosessualità. Una regia curata e il cast tutto in parte fanno del film diretto da Massimo Cappelli una vera e propria sorpresa. Nonostante l'intenzione riuscita sia quella di far ridere, Non c'è due senza te mette in campo un argomento complesso, trattando indirettamente il tema delle coppie di fatto e dell'omosessualità, con delicatezza e ironia, riportando il tutto ad una sfera del quotidiano in cui tutti possono riconoscersi. I protagonisti di questa commedia sono Fabio Troiano, autore anche della sceneggiatura del film, e Dino Abrescia. La coppia di attori aveva già interpretato in Cado dalle nubi di Checco Zalone una coppia gay molto divertente. Come avete fatto a dare nuova linfa a due personaggi che in qualche modo avevate già interpretato sullo schermo? Questi personaggi non hanno niente dei vecchi personaggi, anche perché è completamente un'altra storia e è un'altra coppia. L'unica cosa che hanno in comune è che i due attori sono gli stessi, che fanno di nuovo una coppia gay. Per cui è stato semplice dare vita a questi nuovi personaggi. Fanno cose diverse, si chiamano in un altro modo, vivono in un'altra città, hanno altre relazioni, anche la relazione tra di loro è diversa. Ci veniva fuori, devo dire, molto facile, e soprattutto ci divertiamo molto a farlo, quindi perché non... Non proporli, esatto. Il nostro obiettivo non era entrare e sviscerare una tematica, un problema. Per noi era raccontare una storia in maniera divertente, raccontare una storia d'amore. Abbiamo scritto questa storia d'amore che la interpretano due uomini, ma la coppia poteva essere benissimo un uomo e una donna, e la sceneggiatura funziona lo stesso. Cioè, a uno. Uno adora, vuole la famiglia, i bambini, l'altro no. Questo può succedere nella quotidianità di tutti i giorni. Ci sono coppie che adorano la famiglia tutte e due, ci sono coppie che uno spinge per avere i figli e l'altro invece dice no, aspetta, concentriamoci prima da altre parti, realizziamoci prima in un altro modo. Questo è quello che succede a questa coppia. Da lì siamo partiti e non volevamo spiegare o dare soluzioni su nessun problema, che poi il problema c'è, sono i problemi che ci sono tutti i giorni da tutte le parti, per cui solo che al cinema viene amplificato, però questo è,